Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 7 a 15. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e di Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Ieri Matteo ci ha parlato della scelta degli apostoli. Oggi ci parla della loro missione. Gesù ha scelto questi collaboratori per andare con lui oppure andare dove lui non può andare per continuare la missione. Poi dopo di lui gli apostoli devono continuare questa missione. L'obiettivo principale è di annunciare il regno di Dio, non soltanto con le parole, anche con i fatti. E perciò hanno questo potere di guarire, di scacciare i demoni e così via. Dunque hanno questo potere, non soltanto la parola, ma anche le opere. Per dire, ecco, per fare capire al popolo che proprio il regno di Dio è presente in mezzo a loro. Prima di mandarli, Gesù ha dato a questi discepoli delle istruzioni di non portare nulla. Non è che non devono portare nulla, perché umanamente è impossibile fare e preparare un viaggio senza nulla prendere. Ma l'obiettivo di Gesù Cristo è proprio di chiedere a questi apostoli di vivere nella povertà. Attenzione, non nella miseria, ma nella povertà. Rinunciare a questi beni materiali, ma di affidarsi alla provvidenza. E perciò ha detto: avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente. Perché non devono preoccuparsi di che cosa mangiamo, no, c'è la provvidenza che guiderà. In più, dicendo di non portare nulla, Gesù dà la possibilità agli apostoli di non affidarsi alla sicurezza che dà i beni materiali. E anche questi beni materiali potrebbero distogliere, diciamo, lo sguardo, tutta l'attenzione degli apostoli. Allora, dunque, quando loro entrano, devono prima augurare la pace, non la pace del mondo, non la pace dell'uomo, ma la pace di Cristo. È come lo diciamo durante la messa: vi do la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come da il mondo, nel Vangelo di Giovanni lo leggiamo. Questa pace è Cristo stesso che scende a chi accoglie la parola degli apostoli, a chi accoglie gli apostoli. Dunque è Cristo stesso che viene. E questo augurio di pace è un saluto che i giudei fanno, shalom, shalom, un'abitudine. Anche il fatto di scuotere la polvere dei sandali, anche un'abitudine che veniva da un viaggio, scuoteva la polvere. Scuotere la polvere da parte degli apostoli non è una maledizione, ma è un rifiuto, diciamo, a quelli che non hanno accolto gli apostoli, perché avete rifiutato il messaggio di salvezza, avete rifiutato anche il regno di Dio, dunque avete rifiutato la salvezza. E perciò, carissimi, a noi è chiesto giustamente
di comportarci come gli apostoli. Siamo tutti scelti, andiamo a predicare con le parole, con i fatti. Auguriamoci la pace di Cristo che dà serenità e gioia a chi ci accoglie, che Dio veramente faccia di noi i veri discepoli di Cristo. Che Dio vi benedica e vi auguro una buona e santa giornata.